Siamo lodati Gesù e Maria. Non c'era modo migliore, fratelli e sorelle carissimi, che iniziare questo pellegrinaggio sulle orme di San Pio da Pietrelcina, si dovrebbe chiamare, ma lui è per tutti e sempre sarà Padre Pio, quindi non so bene come preferisca essere chiamato. Comunque, in ogni caso, non c'era modo migliore di iniziare questo pellegrinaggio che con la celebrazione della Santa Messa. Meglio senza? Ok. Perché San Pio, come tutti quanti sappiamo, ecco, è stato uno che ha vissuto la Messa ogni volta che celebrava la Messa, e uno che ha vissuto la Messa in tutta la sua esistenza. È il primo caso documentato di sacerdote stigmatizzato, come abbiamo ascoltato durante la descrizione biografica. Non è senza un particolare significato che l'esperienza della stigmatizzazione l'abbia ricevuta poco dopo aver ricevuto il sacerdozio. Questo ci fa comprendere anche la cosa importante della sua missione. Noi sappiamo che Padre Pio è stato un grande confessore, e quindi ha fatto, vedremo poi in un altro momento, e anche il suo essere martire del confessionale e come soprattutto confessava. E però in questo primo intervento vedremo come viveva la Santa Messa, che per lui, ripeto, era un'esperienza perpetua, avendo ricevuto appunto il dono della stigmatizzazione. Lui durante la Messa riviveva in maniera più intensa e per certi aspetti e più particolareggiata tutta la passione di Gesù. Quindi sia la vita di Padre Pio che la celebrazione della Santa Messa ci fanno comprendere una cosa importante, questo se lo dobbiamo mettere bene in testa, d'accordo? E il mondo non si cambia a forza di parole, di prediche, di chiacchiere, ma neanche di grandi opere. Sì, Padre Pio ha fatto una grande opera, diciamo materiale, durante la sua vita, è stata la casa sollievo della sofferenza, ma più che lui, come lui stesso riconosceva, questa l'ha fatta la Divina Provvidenza, l'ha fatta la Madonna e la carità della povera gente che si è tolta il pane dalla bocca per fare questa cosa, no? Però per il resto, capite, non ha fatto nient'altro se non, adesso lo sentiremo dalle sue parole, offrire una vita di immolazione. E tutte le anime che poi lui salvava nel sacramento della confessione erano i frutti diretti delle sue sofferenze. Questo discorso, ecco, per tutti quanti noi è sempre un pochino forte, perché tutti quanti noi vorremmo vie brevi, facili e in discesa, ecco, ma non ci sono altre vie che quella che ci ha mostrato Gesù crocifisso. È chiaro che vedere come Padre Pio viveva la Messa è certamente molto istruttivo per come noi viviamo la Santa Messa, e perché anche se i sacerdoti che la celebrano non vivono straordinariamente quello che viveva Padre Pio, sull'altare è sempre quello accanto. Allora, gli cedo la parola da questo libretto che vi state chiaramente ci sono alcuni passaggi che fanno anche un pochino sorridere, pur nella drammaticità del racconto, perché sapete che Padre Pio aveva questo modo, ecco, un po', grazie a Dio, faceto di interloquire. Comincio la lettura. Padre, ditemi per amore di Dio se la corona di spine l'avete per tutto il tempo della Messa. Eh sì, e anche prima e dopo. Molto tempo, allora, tutta la giornata. Lo vuoi capire, sì o no, che il diadema non si lascia mai? E quali peccati espiò Gesù con la coronazione di spine? Tutti,
in particolare i peccati di pensiero. Peccati di pensiero, intanto provo qualche piccola parentesi a cui spesso noi non ci facciamo nemmeno caso, e sono quelli più numerosi che facciamo durante la giornata. Non ho fatto niente, pensiamo al fare molto molto concreto, no? Vi dico, cioè, a volte io vivo sempre da solo dentro casa, da sola dentro casa, che peccati faccio? Basta che uno appiccia la televisione, oppure se non la appiccia comincia a pensare a destra e a manca, vabbè, chiusa parentesi. A Gesù durante la passione strapparono i capelli. Soffrite pure questo voi? Eh sì, e mi scerpano pure le ossa. Scerpano, se qualcuno capisce bene il dialetto del Padre Pio, dovrebbe essere una cosa, insomma, abbastanza truculenta, insomma, uno slogamento, qualcosa del genere. Anche la flagellazione soffrite durante la messa, la Santa Messa, sì, in modo crescente dalla consacrazione alla comunione. Questo ci fa capire che il tempo più importante della messa, quello più solenne, è appunto quello che va da dopo il santo fino alla comunione, che deve essere vissuto da noi, possibilmente con la massima partecipazione e raccoglimento possibile. E quando subite la morte nella Santa Comunione, l'addolorata vi assiste, è sempre presente durante il divino sacrificio. E può una madre disinteressarsi del figlio? C'è lei e c'è tutto il paradiso. Perché avete sempre pianto durante le tre messe di Natale? E me lo domandi pure. Non pensi al tremendo mistero della messa? Un Dio vittima per la salvezza degli uomini che lo offendono. Non pensi che tutto il paradiso si riversa sull'altare? E noi, sacerdoti, siamo i macellai dell'agnello di Dio. Ditemi, per amore della Vergine, se soffrite anche l'abbandono e la sete. Curiosona, Dionice. Ma la vuoi finire? Dice Padre mio. Devi sapere che per divina degnazione soffro tutto quello che soffrì Gesù, tutta la sua passione, per quanto a umana creatura è possibile. Durante la comunione Gesù vi conforta, vi delizia però. Sì, ma non si cessa di stare sulla croce. Dopo la messa sarete di sicuro stanco e sfinito. Sì, ma non vorrei mai scendere dall'altare e vorrei che non ci fosse nessuno a compatirmi. Ditemi come devo assistere alla vostra messa. Compatendo e amando, assisti come assistettero la Vergine e le pie donne. Durante la messa ripetete anche voi le parole che Gesù disse sulla croce? Sì. E a chi dite, donna, ecco tuo figlio? Dico, ecco i figli del tuo figlio. Vorrei poter conoscere e compatire tutti i vostri dolori. Se tu ti fermi alle mie pene, resti terra terra, pensa ai dolori e alla passione di Gesù, in essa troverai la mia. Tutta più puoi dire, o Gesù, tu che conosci il patire, aiuta il padre che soffre. E pensa pure che io soffro quando non soffro. Ma anche durante il giorno soffrite la passione che soffrite sull'altare. Stare fresco. Padre, ditemi chi siete. Chi sono? Sono tormento di anime, fuoco divoratore che mi brucia tutte le viscere. Come bruciava Gesù crocifisso? Perché non me ne hai dato una scintilla? Per incenerirti? Padre mio, quanto desidero il volto di Gesù, fammelo vedere in sogno, pregherei meglio. Stare attenti perché adesso è tanta roba, E guardami. Tu meriti il rimprovero di Gesù a Filippo nell'ultima cena. Gesù gli disse,
Filippo, da tanto tempo sono con voi e non ancora mi conosci. Chi vede me vede anche il Padre. Lo stesso dico a te, chi vede me vede Gesù. Era superbo Padre Pio che dà questa risposta. Chi vede me vede Gesù. Allora io non sono molto in difficoltà a commentare queste cose, perché sono parole, come capite, che è difficile commentare. Io spero e chiedo per me e per voi, ecco, che possiamo uscire da questi giorni soprattutto all'ascolto della parola di Padre Pio e alla percezione della sua presenza, perché lui sicuramente è qui con noi, senza nessun dubbio, trasformati in meglio. La vita di Padre Pio ruotava intorno ad alcuni misteri fondamentali, no? Che dovrebbero diventare, anche se non siamo frati, un po' il cuore della nostra esistenza. La cosa principale che ha caratterizzato la vita di Padre Pio fin da quando era bambino è stata la croce, la sofferenza, che con le stigmati si è acutizzata, insomma, ma che è stata sempre vissuta. E questa sofferenza ce l'ha spiegato da che cosa era motivata: la salvezza delle anime. Dentro questa sofferenza, dopo lo vedremo quando andremo nei luoghi dove ha vissuto queste cose, leggerò qualche cosa dalla biografia, si inserisce il suo scontro fin da quando era piccolo col demonio, uno scontro terrificante, scontro violento. Il Padre Pio trascorreva le giornate che passava da una razione sonora di botte da parte del diavolo a una estasi, poi botte e poi estasi, così. Oltre alle stigmate, alla croce, al ministero, alle confessioni, eccetera. Quindi questo scontro frontale, perché il demonio si accanisce in maniera particolare contro i suoi nemici. Chi sono i suoi nemici? Se si vuole diventare nemici del demonio bisogna soltanto fare una cosa: lavorare per strappargli le anime. Le anime si strappano al demonio in tre modi: con la sofferenza, la prima cosa, con la preghiera, la seconda cosa, con la parola, perché la parola anche serve per convertire le persone, e con la confessione. Di queste, 2 su 4 potete farle tutti quanti. La terza, in parte, perché anche se non potete predicare a nome della Chiesa, però potete testimoniare, potete parlare della vostra fede tra le persone, eccetera. Quindi, la sofferenza e lo scontro col demonio. Poi, l'abbiamo sentito, la vita di Padre Pio ruotava intorno all'altare. Io non so quanti di voi hanno avuto la grazia e il dono di andare a messa tutti i giorni. È una grazia, un dono e anche una nostra, come dire, risposta però a Dio. Non c'è nulla di più grande di questo sulla terra. Non ci dice che cosa posso fare, ci stanno tanti problemi, cosa posso fare? Va a messa, vivi bene la messa e se puoi fate la comunione. Questa è la prima cosa da fare. Qualche santo prete mi disse durante la formazione, dice, guarda, se ti mandassero a un paesino sperduto, molto più sperduto delle 6 monete, proprio sperdutissimo, e tu non facessi altro che celebrare una messa al giorno, sappi che il tuo sacerdozio ha avuto più che sufficiente ragione di essere, anche se la messa non ci viene nessuno. Capite? Quindi, il valore straordinario della messa. Poi è stato un martire del confessionale, lo vedremo. Ma sapeva confessare. Perché il santo curato d'Ars, di poco antecedente a Padre Pio, altro grande confessore, quando entrava in confessionale diceva, ecco, cominciamo ad andare a fare un po' di sacrileggi, non io, ma purtroppo i penitenti che ci andavano, Padre Pio dei sacrileggi non ne faceva quasi nessuno in confessionale, anche per i doni straordinari che aveva, perché molte confessioni non solo che sono perdite di tempo, sono offese a Dio solo, fatte da persone che non sono pentite dei peccati che hanno commesso, che non li riconoscono come tali, oppure ne confessano la 10ª parte di quelli che hanno fatto per paura o per vergogna. Se confessasse in quel modo non serve assolutamente a niente. Quindi, la confessione. E poi la preghiera. Vedremo anche quella, insomma.
È noto che Padre Pio ininterrottamente aveva il dono mistico di poter, di avere la preghiera ininterrotta, di pregare il rosario in continuazione notte e giorno. Arrivava a dire anche 100 rosari al giorno, quindi 100 rosari al giorno vuol dire 5.000 Ave Maria. Voi sapete che ogni tanto c'è una pia pratica che sono le 1.000 Ave Maria. Ecco, qualcuno qualche volta la fa, cioè dire 1.000 Ave Maria è tanta roba, insomma, sono tante, ma 5.000 sarebbe ancora di più, insomma, no, uno non dovrebbe fare niente dalla mattina alla sera. Lui c'è il dono straordinario, ma la sofferenza e la preghiera sono di gran lunga predominanti. La messa, la confessione e la lotta contro il demonio. Basta, Padre Pio non ha scritto niente, noi possiamo leggere queste cose perché questa figlia curiosona, come abbiamo sentito, che stava a fare un sacco di domande, perché si scambiavano così, lei ci lascia il bigliettino sul confessionale, gli diceva, non lo so, come bruciava Gesù Crocifisso, e poi Padre Pio passava, gli metteva la risposta e andava a prendere il bigliettino e se lo conservava. Se no non c'avevo proprio niente, se non le lettere, perché poi a un certo punto però gli proibirono di rispondere alle lettere e quindi finite le lettere. Quindi, non è stato un grande predicatore, Padre Pio non predicava con la vita, quindi, però ecco, ha tenuto fermo il demonio per 80 anni e in un periodo brutto, perché il demonio si è scatenato, lo sappiamo bene, da dopo le apparizioni di Fatima, ha cominciato un po' prima, d'accordo? Ma il clou ha cominciato, diciamo, formalmente, diciamo, a quanto ci è dato di comprendere con l'avvento del regime comunista in Russia, a quanto ha spiegato la Madonna di Fatima. E insomma, per 50 anni l'avvato sta buono, insomma, ha limitato i danni, ecco, che poi purtroppo sono precipitati. Allora, cominciamo a imparare. Adesso viviamo bene questa Santa Messa con calma e soprattutto con amore a Gesù Crocifisso. Uniamoci sempre durante la Santa Messa alla Madonna che è presente, che ci aiuta, e chiediamo a Padre Pio che ci faccia conoscere sempre più e sempre meglio la grandezza e il valore della Santa Messa, perché possiamo parteciparvi e viverla sempre, possibilmente con le nostre forze, sempre più e sempre meglio. Siano lodati Gesù e Maria.